studiato allevi di bollate, primo levi, e ho studiato microbiologia sanitaria. La scelta di poi perseguire un ambiente più artistico, musicale, è una cosa con cui io in realtà non ho parlato molto con i miei professori. Diciamo che è una scelta che ho fatto nel momento in cui mi sono reso conto che le materie che studiavo al liceo non solo non mi interessavano, ma proprio non era il campo per me. Ho studiato batteria, strumento in CPM, che è il Centro Professione Musica, una scuola a Milano. Lì ho studiato appunto batteria, tecnica, proprio come suonare lo strumento in un ambiente pop. Quello che sto facendo adesso, cioè la parte più di tecnico audio, fonico, l'ho studiato privatamente con un insegnante, che poi è stato quello che mi ha trovato i primi lavori, diciamo. Principalmente faccio il fonico, ossia quello che gestisce il mixer, che gestisce i suoni agli eventi live, che controlla i volumi dei microfoni, degli strumenti, spesso che gestisce anche gli ascolti dei musicisti sui palchi e tutto questo aspetto anche più tecnico, quindi mantenimento degli strumenti, montaggio dell'impianto. Altre cose che faccio sono, beh, suono con delle band, suono la batteria live. E faccio il fonico, il mixer in studio, quindi mixo brani, registro brani, produco brani. E diciamo che la mia giornata tipo è molto poco una giornata tipo, nel senso che è molto variabile. Ci sono giorni in cui mi sveglio e inizio a mixare, passo tutto il giorno davanti al computer a mixare pezzi per clienti. Ci sono giorni in cui magari invece passo tutta la giornata a casa tranquillamente, studio, faccio le mie cose, poi la sera lavoro live, quindi inizio tipo 5-6 e finisco fra mezzanotte e le 4. Altri giorni invece magari ho solo delle prove, ho dei concerti. Diciamo che è molto variabile e in realtà è una delle cose che mi piace molto di questo lavoro. Un lavoratore indipendente, quindi tra virgolette decido io quando e come lavorare e comunque anche quando magari ho degli impegni fissi, non è mai una routine troppo ripetitiva. Una delle sorprese più grandi credo sia gli orari, perché dirti che appunto lavori la sera, dici vabbè, è fattibile. Poi, dopo 12 ore di festival, di eventi, ti chiederò anche: ma non è che resti un paio d'ore che abbiamo bisogno di una mano a sistemare una roba? Dici: ok, non è proprio l'ideale. Io sono anche lavoratore proprio, quindi oltre a fare il fonico, devo anche gestire i pagamenti, le cose, inseguire sempre i miei datori di lavoro per farmi pagare. Queste sono le cose principali, gli orari e il gestire poi la parte più burocratica ed economica della situazione. Diciamo, seguire un po' il percorso che ho fatto io, l'opzione migliore che consiglierei è di trovare una scuola che può essere il conservatorio, può essere una scuola privata, e cercare un corso che interessi, che può essere appunto nel caso del fonico, corsi di fonia, di produzione, nel caso di strumento, anche lì dipende dal tipo di strumento, c'è il conservatorio, c'è la civica, ci sono varie scuole di musica di alto livello. Andare a scuola ti permette, oltre a imparare, ovviamente, anche a crearti un network e un giro, diciamo, di conoscenze, di amici, di persone con cui già inizi a lavorare prima di iniziare a lavorare in qualche modo, che è fondamentale per avere una carriera soddisfacente in questo ambiente. Lo consiglierei a chiunque abbia questa passione, perché è il tipo di lavoro, il tipo di ambiente, a prescindere da quale sfumatura del lavoro sceglierete, che ha bisogno di molta passione, di molto interesse, è il tipo di lavoro che se lo fai è perché non puoi fare nient'altro nella vita. Io ho questo moto dentro che non riesco a immaginare di fare nient'altro.
Ma in realtà mi auguro più o meno come adesso, ma avendo fatto un paio di dischi un po' più belli, ecco.